Abbiamo Alessandra Piglio, addetto stampa della Sera Pavolli, Allianz Bank via dicendo, un sponsor importante che servono per andare bene in questo campionato di B2. Vittoria secca oggi con il Teramo, due battute su questo incontro, mi sembra che è stato tranquillo, però ho visto in finale qualche sofferenza. L'incontro tranquillo non è stato per tutti i tre set. All'inizio abbiamo avuto, non dico qualche problema, ma è stata abbastanza equilibrata come partita. Poi alla fine abbiamo preso noi il largo nel terzo set e Montorio sembrava davvero essersi arreso, aveva deposto proprio remi in barca. Diciamo che avevamo preparato bene questa partita perché il Montorio prima occupava la prima posizione in classifica, quindi era una squadra temibile e noi venivamo da una sconfitta in casa del Guidonia per 3-2 al tie break dopo che eravamo passati avanti per 2-1, quindi c'era un pochettino di tensione forse sia durante la settimana negli allenamenti e sia in partita, oggi si è visto soprattutto nel primo set, però la cosa positiva è stata che ancora una volta i nostri ragazzi sono riusciti a reagire e quindi è venuto fuori quello che è l'aspetto psicologico, quindi mentale, la forza interiore che ha dato la possibilità di esprimersi al meglio a livello tecnico e tattico e di conquistare questi preziosi tre punti con un risultato tondo che davvero ci fa ben sperare anche per il proseguo del campionato. Parlami di questo Teramo, prima di questa gara era prima, quindi comunque un gran merito da parte della Sera Pavolli aver battuto questa squadra. Sì, sicuramente da parte nostra questa era una partita temuta e temibile. Il Montorio Teramo occupava la prima posizione in classifica, pari anche della Nanni, che era una squadra che noi avevamo già incontrato sia nello scorso campionato che in Coppa Italia. Aspettavamo davvero, non dico con ansia, ma quasi, perché, ripeto, venivamo da una sconfitta che ci aveva un pochettino buttati a terra moralmente. Infatti posso dire che durante questa settimana, anche negli allenamenti, si è molto parlato con i ragazzi, anche il mister ha parlato tanto con i ragazzi per farli un po' riprendere da questo shock, perché è stato un po' uno shock, è stata una partita nervosa ed era molto importante riprendere le fila, quindi quella striscia positiva che avevamo iniziato dalla Coppa Italia e che ci stavamo portando avanti. Il Montorio sicuramente giocava senza il suo primo schiacciatore e quindi questo avrà influito molto sul loro rendimento tecnico. Il palleggiatore anche nello scorso incontro non aveva giocato, quindi tornava un pochettino così dopo uno stop, magari ha sentito anche questo arresto, però devo dire che i nostri ragazzi stasera si sono davvero comportati bene e hanno meritato pienamente questa vittoria. Non sappiamo gli altri risultati, immagino che comunque adesso la Sera Pavolli è prima in classifica, credo. Bisogna vedere le altre squadre, ancora non lo sappiamo. La Nanni per esempio giocherà domani pomeriggio, quindi per stasera ancora non possiamo stimare una graduatoria definitiva, almeno per questa giornata. Sicuramente abbiamo fatto un grande passo in avanti perché erano soltanto tre le lunghezze che ci separavano dalle prime in classifica, quindi nel caso in cui le prime abbiano perso anche i due punti, noi comunque andremo ad occupare il primato in classifica e questo, voglio dire, anche se siamo solo alla terza giornata di campionato, ci fa ben sperare e ci rende davvero, davvero gioiosi. Prossimo turno abbiamo una trasferta a Todi, quindi Perugia. È una squadra che non abbiamo mai incontrato finora, mentre il Montorio l'anno scorso avevamo avuto un precedente in un memorial che si era organizzato ad Agnone. Naturalmente il roster è rimaneggiato, è diverso, così come il nostro e il loro, quindi non si possono fare dei paragoni. Però più o meno, meno male, avevamo un punto di riferimento. Todi invece è una squadra sconosciuta. In settimana comunque il mister con i ragazzi studieranno questa squadra, perché così come si usa tra di noi, tra le squadre, ci scambiamo un po' di QD per studiare le varie partite. Quindi verrà studiata la squadra, verranno un po' presi in considerazione quelli che sono i punti deboli e i punti forti di questa compagine umbra. E poi
partita la dobbiamo fare noi. Abbiamo visto stasera che se noi giochiamo, se noi imponiamo agli altri il nostro gioco, davvero non ce n'è per nessuno. Basta non calare di concentrazione, perché quella davvero è l'elemento che fa la differenza in questa categoria. Non siamo una categoria di Serie A dove la componente fisica può determinare risultati davvero diversi, quindi è importante mantenere la giusta concentrazione, non innervosirsi per qualunque occasione, che sia una decisione arbitrale, che sia un evento che capita così durante il gioco. Non innervosirsi, mantenere la calma e fare il nostro gioco. Bocca al lupo allora, grazie. Crepi il lupo, grazie a voi.